Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a provare le esche che abbiamo pitturato noi con l'aerografo. Sono esattamente queste qui. Guarderemo tra quali di queste colorazioni va più che bene. Speriamo che almeno una ci dia qualche cattura. Io come sempre ti ricordo di lasciare un bel like, iscriverti al canale e accendere la campanellina in modo tale da rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che usciranno. Adesso scegliamone una e andiamo. Let's go! Ok ragazzi, iniziamo, schettina montata. Vediamo se oggi va bene o no. Se qualche trota ha voglia di aggredire quella colorazione qua. Se no andiamo a cambiare, ne abbiamo altre 3 o 4 di colorazioni. Ne proviamo un po' tutte e vediamo quale va meglio. Quale riesce a tirare una manzata. Se nessuna delle colorazioni riesce a darci una manzata, metteremo su uno spoon e proveremo con quello. Ragazzi, primo inseguimento dietro, peccato che non è riuscita ad aggredire. Vediamo, adesso ripassiamo, proviamo a vedere se stavolta lo va a prendere. Chissà dove è andata. Manzata, l'abbiamo sbagliata. Vediamo, non dovremmo averla bucata, quindi magari potrebbe ritornare ad aggredire. Spunnettino arancio, adesso proviamo con questo, cerchiamo di scappottare, dopo ritorniamo ai nostri pesciolini. Venuta su. Cioè, eccola. No, ci sono andata ragazzi. Guarda che bella. Si è slamata. Rimesso su ancora l'esca di prima, il pesciolino color camola. Voglio una cattura con questo. Voglio una cattura con quel pesciolino qua. Vediamo. Il problema è a quel punto qua, ne abbiamo visto un paio vicino riva. Magari tendono ad aggredire. Ma dietro c'era, però non ha mangiato. Però non ha aggredito. C'eravamo dietro, ma nessuna aggressione, solo l'ha inseguito e basta. Cioè ragazzi, finalmente forse abbiamo scappottato. Yes, scappottato con l'esca fatta in casa. Top. Prima trota con l'esca colorata in casa. Adesso vediamo se ne prendiamo altra.
se riusciamo a prenderne un'altra. Come ha picchiato in acqua, subito è andata a aggredirla. Penso che abbia fatto anche mezzo giro di mulinello ed è andata subito ad aggredirlo. Finalmente una. Non siamo riusciti a scappottare con lo spoon. Siamo ritornati a questa dopo qualche lancio. Siamo riusciti a scappottare. Speriamo che non sia solo la prima e l'ultima. Non essendoci il vento, riusciamo anche ad andare molto più fuori. Dato che è andato via il vento, riusciamo a uscire qualche metro in più, molto più comodi. C'è una marea di trota attaccate alla riva proprio, ma che però non vengono su ad aggredire, cioè si fanno proprio i loro affari. Nonostante anche che magari gli passi davanti, ma zero. Devo proprio trovare il momento in cui magari hanno quello mezzo scatto di dire vado ad aggredire. Perché davvero, cioè ci sono, perché le vediamo, ma non aggrediscono. Facciamo ancora un paio di lanci, poi proviamo lo spoon colorato da noi che avevamo su prima, dove abbiamo sbagliato la trota. Proviamo con quello. Qualche lancio anche con quello per vedere. Eccolo qua, spoon colorato da noi, colorazione arancio. Vediamo. Noi facciamo anche un paio di lanci un po' lunghi fuori. Così sistema anche un po' il filo. Cioè ragazzi, sotto riva a mangiare. No! Il godino! Dentro e anche lo spunettino colpito. Siamo riusciti a fare una cattura anche con quello. Adesso vediamo se ne facciamo un'altra. Se no cambiamo, se abbiamo neanche il pesciolino rosso. Vediamo che con quello. Pesciolino rosso, vediamo con questo. Ma dai, sei venuto fino a qui, l'hai inseguito, aggrediscilo. Dai, l'hai seguito, vieni a aggredirlo. Cambiata colorazione, un po' più chiara rispetto all'altra. Proviamo questa. L'altra tende ad essere un po' sul giallo scuro, questa tende ad essere un po' più sul bianco. Proviamola un po'. Vediamo se qualche trota voglia di venire fuori a aggredirla. Io verrei fuori a aggredirla, però vediamo. Ne abbiamo una qua davanti, proviamo a farglielo saltare davanti e vediamo cosa fa. Non vedevo perché aveva avuto un mezzo istinto di andare a guardarlo mentre stava scendendo. Cioè, vediamo se riusciamo a portarla a guadino. Teniamola in tensione. Teniamola in tensione, la portiamo a guadino. Vieni qua. Opa! Sì, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Top, ragazzi, anche questa qua ha colpito di colorazione. Vediamo se ci dà qualche altra mangiata. Tre recuperi, siamo passati probabilmente davanti. Era lì sotto riva perché eravamo attaccati completamente quasi alla riva. E l'ha aggredito subito. Fortuna se si è riusciti a tenerlo.
tenerla e portarla vicino al guadino. Fortuna, però dai dai, le esche che abbiamo fatto stanno funzionando bene. Nonostante la giornata comunque sia davvero complicata, anche perché le mangiate sono più che rare, però almeno funzionano, quindi vuol dire che se c'è magari qualcosa più di attività potrebbero regalare delle bellissime catture. Potrebbero regalare delle bellissime catture. Riproviamoci qua. Magari ce ne sono altre che vogliono aggredire in quel piccolo angolino qui. Facciamo gli ultimi lanci qua, vicino alla cascata, vediamo. Andiamo un po', ultimi lanci, qualche trota in giro. Via, ultimo. Ultimo lancio. Vediamo se c'è qualcosa. Sbagliata. Mi ha sbagliato all'ultimo lancio. Ora, dato che abbiamo sbagliato, facciamo questo che sia l'ultimo lancio, sia questi. Ah, non si può concludere così con l'ultima sbagliata. Non possiamo concluderlo così. Vabbè, dai, stavolta ultimo, davvero, purtroppo. Conclusa la giornata con l'ultima sbagliata. Con l'ultima sbagliata. Vabbè, dai. Dai, tutto sommato non è andata male. Alcune colorazioni ci hanno dato delle catture, altre no. Però ovviamente l'attività era davvero scarsa, non si muovevano tantissimo. Sicuramente ci riproveremo prossimamente. Io spero che questo video in qualche modo vi sia piaciuto e come sempre ti ricordo di lasciare un bel like, iscriverti al canale e accendere la campanellina. E noi ci vediamo in un prossimo video.